benvenuti. Come mai siete qui stasera? Cosa vi aspettate? Vogliamo ascoltare ciò che il Peppe Grillo sta dicendo e cercare di capire questa rivoluzione dove ci porterà. Tu sei di Lecce? No, io sono di Salerno, ma vivo qui a Lecce da un anno. Sì, grazie, buona serata. Ciao, che ci fai qui? Io sono un giovane sostenitore del movimento, è l'unica speranza che ci rimane il movimento, è l'unica speranza. Aspettiamo tutti Beppe e speriamo che ci lascia stupiti come ogni volta. Grazie. Ciao. Ciao. Perché sei qui in questa piazza? Perché c'è bisogno del movimento dei giovani. Dobbiamo dare noi lo spunto per questo movimento, per il nostro intervento. Quanti anni hai? 18. Quindi questo è il tuo primo voto? Sì. Dobbiamo iniziare proprio noi a sostenere fin da adesso, fin da subito. Dobbiamo coinvolgere anche il sud, anche una città come Lecce che magari ancora non è molto avanti per quanto riguarda il movimento. Sei un grande Salvo, io seguo tutte le tue dirette, sei un grande. Grazie, ora siamo aperti. Ciao, vuoi dire qualcosa? Tu sei di Lecce? Sì, no, sono di Squizzano. Perché sei venuto qui stasera, con sto freddo? Per sentire Beppe, sperando in un cambiamento. Un cambiamento che dovrebbe nascere sperando dalla... Ma secondo te il cambiamento nasce da Beppe o nasce da noi? Nasce da noi, logicamente. Nasce da noi, sperando che i partiti vengano eliminati una volta per tutte e che finalmente il cittadino possa votare chi effettivamente lo rappresenti. Questa è la cosa che... Grazie, prego. Ciao. Ciao. Buonasera. Signora, perché è qui lei? Ma perché? Per assistere a uno spettacolo di un comico? Ma a me piace, anche se il comico piace, almeno dice le cose giuste pure. Speriamo che ci accompagna bene. Ma lei è disposta a fare qualcosa di suo per facilitare il cambiamento? Ma io non sono all'altezza di fare queste cose. Perché? Che altezza bisogna avere? Di sapere tutto quasi, no? No, io non credo. Io non credo. Ecco. Siamo arrivati, io arrivo da Brindisi, quindi mi sembra tutta una meraviglia. Brindisi, arrivo da Taranto, Brindisi, la Puglia. Abbassa la musica. Dunque signori, sta succedendo qualcosa che non si riesce a capire, neanche io riesco a capire quello che sta succedendo. Non c'è un politico nelle piazze. Io voglio dire, io non lo sono faccio io. Io vorrei capire una cosa, signore, non abbiamo governo, non c'è nulla,